Amici, qui a Brooklyn ho trovato questa gelateria Gentile Gelatieri dal 1880. Entriamo. Vediamo com'è dentro. Hello, how are you? May I have one cone? One chocolate. Dark chocolate. Yes, please. Sorry? No, no. Ecco qua il mio gelato. Mamma che... Ah, sorbet, wow. It's really nice. Wow. Oh. Ah, vedete che bello, amici. Oh, ok. Ok. Ecco qua, amici, un cono costa, mi pare, tra i 5-6 dollari. Ha un bellissimo colore. Chiaramente è abbastanza costoso, ovviamente, come gelato. Però mi sembra davvero fantastico. Dark chocolate, a me piace proprio la tradizione. Mazza, buono. La gelateria è una di quelle cose che ti riporti. Intanto guardate qua che bel camion, mamma mia, spettacolare questo truck. I camion a muso lungo americano sono stupendo. Ma la gelateria secondo me è una di quelle cose che ti fa diventare bambino quando mangiavi gelato. Gli americani hanno un loro gelato che è molto molto diffuso, che è il soft ice cream, che è quello soffice tipo McDonald's che esce dalla macchina. Non mi sto sporcando i denti. E poi hanno l'hard ice cream, che è quello duro duro che ci danno, vedete, che quando provano a mettervelo sul cono è ben difficile farlo uscire, no? Devono proprio dargli, è durissimo. Però questo gelato stile italiano, che non è soffice, non è duro ed è bello cremoso, è molto difficile da trovare e devo dire che è molto buono. Sono veramente contento della mia scelta oggi. Se volete aprire gelaterie, luoghi, qualsiasi cosa, ricordatevi che New York è proprio la città adatto per farlo. Ogni cosa qua trova una sua collocazione e adesso è il momento in cui si fanno anche ottimi affari sugli affitti dei locali. Hanno prezzi molto bassi se fate un buon lease bello lungo. Se sapete contrattare potete fare la differenza quando New York riapre. Io continuo con il mio gelato che mi sta colando ovunque. Vi aspetto a New York, ciao.